Ciao, oggi vi faremo vedere una ricetta facile per creare il Didò, o anche Pongo, il Play-Doh, ha tanti nomi diversi, per far giocare i vostri bambini in maniera molto creativa. Il Didò, fatto in casa, è una pasta modellabile, facile da realizzare, ma soprattutto è naturale, quindi i vostri bambini possono giocare tranquillamente con essa. Quindi è come se fosse il Didò che comprate, però quello è chimico, invece qui lo troverete naturale. Questo è Arte Green, io sono Ioana. E io sono Licia. Arte Green, diciamo, vi sta proponendo tante cose diverse, cerchiamo di trovare le idee sempre nuove, quindi troverete sia come abbellire con materiale riciclato, per esempio la casa, come fare i giochi con materiale riciclato sempre per i bambini e anche inseriamo qualche ricetta che magari non sono le ricette classiche italiane, ma per far sperimentare anche creativamente e conoscere anche altre cucine. Se vi piacciono questi tutorial, allora iscrivetevi a questo canale YouTube, seguiteci anche su Instagram, su artegreen.it e mi raccomando anche visitate il sito web artegreen.it perché così capirete meglio il progetto che stiamo realizzando. Allora, gli ingredienti per realizzare il Didò fatto in casa, l'amido di mais, anche maizena, il sale filo, olio di semi di girasole, farina 00 o anche altre a seconda quelle che preferite voi, il limone, insomma il succo di limone e potete mettere dei coloranti alimentari per renderlo colorato che è un po' più carino e anche se volete aggiungere un'essenza che vi piace per renderlo profumato ma quello è solo facoltativo. In più bisogna aggiungere anche l'acqua che servirà per cuocerlo. Utilizzeremo una tazza come misurino. Come prima cosa prendiamo una tazza e mezzo di sale fino e lo maciniamo per renderlo ancora più fine, per rendere il didò ancora più morbido e senza sentire i granulini di sale. Quindi una tazza e maciniamolo. Prendete un macinino piccolino e facciamolo in più volte. Una volta che il sale sarà proprio fine fine, che sembra quasi zucchero a velo, lo mettiamo in una pentola. Una volta messo tutto il sale fino fino fino, mettiamo 2 tazze di farina. E ora mettiamo mezza tazza di amido di mais. Aggiungiamo 2 tazze di acqua. Facciamolo piano pianino, giriamo e poi aggiungiamo l'acqua per non fare dei grumi. E ora aggiungiamo la seconda. Avete mescolato e non ci sono grumi. Aggiungete 2 cucchiai di olio di semi. Continuate a mescolare. E ora aggiungiamo 2 cucchiai di succo di limone. E mescoliamo. Aggiungiamo un qualsiasi colorante alimentare. Noi utilizzeremo un verde liquido. Giriamo, lo metteremo sul fuoco medio e mescoliamo piano piano finché non si staccherà dalle pareti. Quando inizierà a staccarsi dalle pareti e sarà difficile lavorarlo, vuol dire che è pronto. A questo punto spengete il fuoco e continuate a modellarlo e cercate di prendere anche l'impasto rimasto nelle pareti. A questo punto dovremmo modellarlo con le mani, lavorarlo con le mani. Lo potete tenere in un luogo fresco e asciutto, in cellofanato, mi raccomando. E vi può durare anche per un mese o anche più se lo conservate bene. Una volta che non sarà più utilizzabile, lo potrete gettare via nell'umido perché comunque sono tutte cose naturali. Quindi adesso lo mettiamo nel cellophane
dopo 24 ore potrete usarlo con i vostri bambini. Se vi è piaciuto questo tutorial, iscrivetevi al nostro canale YouTube ArteGreen e seguiteci anche su Instagram su artegreen.it. Visitate anche il nostro sito web artegreen.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le attività che realizzeremo. Allora, al prossimo video! Ciao!